sola? Sì, sono sola. Ma allora non sapevo se mi doveva chiamare la ragazza, perché non c'era. Allora, come ti chiami? Mi chiamo Giulia 27. Come 27 veramente? Sì, no? Di cognome. No, 27. 27, 3 alla terza, il numero perfetto. Mettiti qui. Qui. E che cosa fai? Io faccio, scrivo canzoni. E di dove sei? Firenze. Giulia, e vieni da Firenze? Davvero? Perché te sei venuto a Firenze tipo aprile. Sì. Ma era un giorno infrasettimanale che io non potevo assolutamente venire via dal lavoro. Sicché ora ho detto... Che lavoro fai? Sono ingegnere. E cosa vuol dire ingegnere? Faccio progettazione carrelli ferroviari. Carrelli ferroviari? Mm. E poi alleno in piscina a bambini. Scusa, ma se hai già due lavori, perché fai anche la musica? Perché questa è un'altra cosa. Ma non hai una famiglia tu? Dei genitori sì, ce li ho. No, no, una famiglia mia no. Perché altrimenti... Altrimenti sarebbe impossibile, sì. Esatto. Ma non sei neanche innamorata? Sì, ma non corrisposta. Ma non corrisposta? Poi capirai dalla... Cioè... Meglio! È una fonte di ispirazione incredibile, certo. Scrivo un sacco di canzoni. È certo! Però sì, cerco di evitare le canzoni d'amore, sono un po' banali, però... Ma come fai a non essere corrisposta? No, è un po' complicato. Dopo capirai perché ti canto una canzone che parla di questa storia. Me la canti? Sì. E come sì, ti accompagni? C'ho la base, perché io studio da, okay, una, da un e anno. E dove è la base? Qua. Nella chiavetta? Sì. Suono da un anno, cioè studio da un anno, ma non me la sento. Mi sembra una mancanza di rispetto verso chi sta a suonare. Ma non è vero. Ma secondo se uno non è capace, non è capace. No, secondo me ti devi buttare. Però prima devo imparare, dai. Sì, però se aspetti di essere... Allora, una come te così esigente, se aspetti di sentirti all'altezza non suonerai mai. Mi sto impegnando tanto. Sì, però non sarai mai soddisfatta. Lo sai, no? Che chi più sa, più si rende conto di non sapere. Quindi... Però obiettivamente dopo un anno uno non può essere pronto, dai. Per accompagnarsi per un brano sì, se lo parla per bene sì. Dipende, perché questo brano poi è senza chitarre, al pianoforte, è pieno di accordi, ci sono 500 accordi. L'hai scritto tu? Sì. E come hai fatto a scrivere gli Perché accordi? Io faccio il testo e musica, poi per l'armonia mi faccio aiutare da un bravissimo musicista che... Poi io gli do delle idee e lui fa le cose. Io deduco che devo andare a Basi. Sì, che conosco, Basi. Quale è quale? Basi e Burattino. Burattino? E chi è il Burattino? È lui. E quindi tu sei il tuparo, no? No? C'è un'altra persona che è burattinaia. Ah, c'è la burattinaia? Ah, che non lo ama ma lo gestisce. E lui non l'ama, ma si fa gestire. E lui non l'ama, perché lui amerebbe te? Almeno così avrebbe fatto capire. Però ora queste cose vanno su YouTube. Vabbè, ma perché diciamo che... No, infatti. E se lui sa che è lui, è meglio che le ascolti. Così poi mi vengono a uccidere, tipo... mi tagliano le gomme della macchina. Allora, sentiamo ora che cantano, ok? La data del debutto in questa nuova piazza, un simpatico teatrino ha accettato il patto, il corpo tuo in affitto, la sua mano muove i fili di un vile burattino. Il tuo mestiere è sempre stato quello di obbedire, e anche se da oggi ti vorresti ribellare, hai sempre quell'aspetto da bravo soldatino, e a lei basta una mano a farti fare un altro inchino. Bella figura non è più un problema, perché ci pensa lei a tutta questa messa in scena. La camicia bianca e un bel cravattino ti ha stirato anche il sorriso, la triste burattino. Vorrei sapere com'è che ti chiami, che nome hai. Vorrei sentire la tua voce e non la sua. Vorrei tagliare tutto problemi che ti legano a lei. Vorrei vedere davvero
buono sei. Scende giù dal palco un'idea di libertà, ma aprono il sipario nella prossima città e il pubblico è sempre più impaziente di sentire la voce di una donna in un corpo maschile. Non contano i dettagli del vostro retroscena, la commedia si interrompe quando indossi il tuo pigiama, ti resta qualche ora prima del mattino per indossare ancora gli stracci da burattino. Vorrei sapere com'è che ti chiami, che nome hai. Vorrei tagliarti e non la sua. Vorrei tagliare tutti i fili e problemi che ti legano a lei. Vorrei vedere davvero che uomo sei. Senza quei fili non saresti migliore, non rinunceresti al ruolo di attore. E in questo sporco teatrino, un sorriso amaro davvero, burattino. Allora tu ti sei inceppata. Sì, perché ero... No, ma aspetta, dove ti sei inceppata? Il ritornello. Il ritornello, quando perché tu pensavo ai fili, invece volevo dire, dovevo dire vorrei sentire la tua voce, non la sua. Ma pensavo ai fili da tagliare. Pensavo ai fili da tagliare, esatto. Anche se devo dire che se anche lui decidesse di tagliare i fili... Non ha senso. No, perché sarebbe sempre un burattino. Infatti, infatti l'ho detto alla fine, anche senza i fili. Esatto. Perché ci perdi tempo dietro? No, però cioè, devo dargli atto che mi ha dato una bella ispirazione. Certo, finita, fatta la canzone, può anche andare a quel paese. Sì, vabbè, però il cuore, sai. Ancora? Non te ne farai niente. Se un giorno lo conquisterai, secondo te, te ne farai più niente. Lo so, me lo penso sempre, però poi lo sogno e... è un dramma. Sì. C'hai un'altra canzone? Sì, allora, in realtà c'è anche... Scegli una canzone. Da cantare? Sì. Oppure, ce n'hai una che vuoi farmi sentire che è già cantata, poi al limite ci canti dopo. Vuoi sentire, vuoi guardare un video su YouTube? Non lo so. Ma che ne so io? Sei tu che no, perché tu, allora, no, ti spiego. Io non la conosco. Ti spiego. Sei tu che devi dire cosa vuoi ascoltare. No, ti spiego, perché siccome tutto è cominciato con la morte di mio zio, e io prima scrivevo per altri, poi a un certo punto è successo questo dramma da un giorno all'altro e io stavo scrivendo una cosa per lui perché era in ospedale e poi credevo si salvasse, invece purtroppo se n'è andato. Allora ho scritto una cosa per lui, lasciandogli il pezzo di testo che ancora non era finito dentro la tomba e promettendo a me stessa e a lui che l'avrei fatta sentire a tutto il mondo. Visto le cose che ho... Sì, che ho fatto il video di questa cosa qua. E non so, però quello è il video, non posso, cioè come fa? Il video per cui non c'è. È su YouTube. Ah, senti. Se no, ne canto un altro. Si chiama La tua valigia. La tua valigia. Sei tu che mi devi... Vuoi però se no ti valigia? Lascio il link di quella canzone, no, e te la guardi. No, poi. Vabbè, ma tu vuoi ascoltare... Quale vuoi cantare? Scegli una canzone da cantare. Ma io canterei Unico. Unico. Ti mando la base? Mi domando spesso se i vincoli che abbiamo siano il risultato di una scelta a quattro mani o la punizione per il coraggio che non ho. Sono già 2 anni che nascondo i miei progetti sotto un tappeto un po' ingombrante di per sé, con la presunzione che nessuno se ne accorga. Ma camminarci ancora sopra non si può. Non è questione di essere amici da quando abbiamo le stesse radici. Non puoi negare che siamo complici
e rassegnarti agli aspetti pratici. E su questo palcoscenico dimmi che cosa è unico, la maschera che porto pur di starti accanto. Ma dimmi che cosa è unico con il mio sguardo comico e una controfigura ti rende baci miei. Scendi a compromessi, sembra il risultato di sgangherati paradossi. Ho la spiegazione alle domande che mi fai. E se le calze a rete hanno fatto troppe vittime, tra i sopravvissuti ci trovi quelli come me. Perché le distinzioni non rispondono all'estetica, ma solo all'emozione. E non puoi lasciare che sia solo un gioco. E su questo palcoscenico dimmi che cosa è unico, la maschera che porto pur di starti accanto. Ma dimmi che cosa è unico con il tuo sguardo comico e una controfigura dei baci miei. Tra i tuoi vizi più segreti e tutti i miei castelli in aria, le ragnatele alle pareti e un'avventura poco seria, tutti in scadenza da incassare, tutti i treni già partiti non potranno ritornare. Siamo prigionieri persi senza le catene ai polsi, piedi stanchi, scarpe nuove, nessun luogo dove andare. Le parentesi che apriamo senza mai un'espressione, fogli bianchi da riempire a darci ancora una lezione. Siamo ombre di profilo, siamo prede e cacciatore, come acrobati su un filo, i trucchi di un prestigiatore. Siamo eroi senza bandiere, in una terra senza re, o forse gli ultimi superstiti di un gioco ad eliminazione, senza neanche un premio di consolazione. Ma tu fai i concerti? Sì, io c'ho il problema che mi agito perché ho paura di sbagliare il testo e quando lo penso lo sbaglio. Ma con chi fai i concerti? Ho la band. Hai la band? Sì. E te ne vai sono in giro? Sono bravi, sì. Sono bravi? Sì. Ma sei, riesci a fare i pezzi tuoi o...? Sì, faccio un po' di pezzi miei, faccio i pezzi miei più qualche cover. 4-5 cover. Quali? Tipo Fabi, Silvestri, Bersani. Questi qua, un po' più in linea con quello che faccio io, diciamo. Qual è quella di Bersani che fai? Giudizio universale. Dai. Costruire di Fabio mi piace tanto. E niente, allora i consigli che ti do è lascia perdere il burattino, tanto la canzone l'hai già fatta. Devo fare il video però di quella, perché mi devo divertire. Però. Ah beh, certo. Ma lì lo voglio vedere il video, quando sì. Lo fai... Per forza. Eh sì, il burattino devo ci trovare va. Un teatrino, un simpatico teatrino dove fare. Sì. Quindi. E poi continuare così. Tanto un lavoro ce l'hai, non puoi campare di musica, perché oggi non si campa di musica. Però sei brava. Grazie. Sei anche bella, quindi sei a femmina, è il futuro delle femminucce. Sì, per ora sì. Il presente, insomma. Anche il presente. Sì? Sì. Mi fido allora. Scusa, non hai appena finito di dire che c'è una che tiene uno con forse un burattino? Vabbè, ma lì è lui che è un vigliacco, dai. Ho capito, però è sempre una donna che comanda, eh? Sì. Cioè, non sei tu in questo caso. Ti piacerebbe di più essere tu, no, però è un'altra. Ma allora, se uno si fa comandare, è inutile che speri che lui sia alla tua altezza. Forse sì. O tu sei una come quella là, e allora non va bene. Se lui no, quello non certo. A cantare il burattino. Esatto. Ti serve a fare le canzoni. Eh sì. Ok?
Questa tra l'altro me l'avrebbe commissionata un collega, sai? Chi? Perché un collega di lavoro, cioè che c'ha una storia che è simile a quella che ho avuto col burattino, un po' diversa però su quella cosa lì, e mi disse voglio dedicarle una canzone facendole capire che io tengo a lei. E io ho scritto questa che in realtà parla più di me che di altro. Però unico. Questa unica. Sì. Però lui si è riconosciuto tanto. Mi ha detto anche, ah, le calze a rete, lei se le metteva sempre. L'ho fatto io che ne sapevo, però... Che bella che sei. Però ti volevo lasciare. Ah, se poi ti lascio questo testo, così. Ti lascio questo no, testo. No, non mi serve, tanto poi li metterei via. Okay. Tanto vedi, mi sono copiato tutti i tuoi brani. Il CD, cosa mi lasci? Sì, ti lascio il CD. Che è questo? Questi non sono nel CD perché sono nuovi. Ah, sei tu questa? Sì. Nuda? No, era tagliata qui, poi c'avevo un reggiseno senza spallini, diciamo. Però ammicchi. Come? Ammicchi. No, ma perché c'è una canzone che si chiama Nudo dentro questo CD, perché parla del mettersi a nudo con le persone e non essere falsi, che tra l'altro è andata su Radio Capital, sono contentissima. È andata a Radio Capital? Sì, l'anno scorso. Bello. E cos'è questo? È questo, siccome questo CD l'ho fatto. Ah, ti volevo chiedere, cos'è Totta? Esatto, quello che ti sto spiegando. Tutti guarda. Per Totta, chi è Totta? Esatto. Che guardavo questa esatto, cosa. Facciamo pubblicità a questa cosa di beneficenza? Perfetto. Allora, praticamente, siccome morì mio zio di tumore e poi scoprì che questa ragazza che ha nuotato con me per tantissimi anni, che ha 34 anni adesso, gli è venuto un tumore gravissimo. Io ero nel panico, ho detto, era tanto non la vedevo, però insomma la conoscevo bene. E lei ha lottato tantissimo, Carlotta Filardi. Ha lottato tantissimo per questa cosa e nonostante tutti i problemi che aveva, le visite, radioterapia, chemioterapia, eccetera, ha fatto di tutto per fare delle leggi, ha pensato più agli altri che a se stessa, ha fatto questa associazione e io allora ho scritto una canzone per lei e tutto il ricavato va alla sua associazione e l'ho messa in questo disco, infatti... Ma è viva lei? È viva, sta molto meglio, è comunque sotto controlli, eccetera, però sta facendo un sacco di belle cose, quindi mi fa piacere. Sì. Se facciamo una foto anche? Certo. Bellissima. Falla anche con il tuo telefonino. Sì, sì, bravissimo. Certo. Scusa, così te la porti già a casa, ce l'hai già. Bravissimo. Scusa, ti devo dire tutto. Ti Madonna, devo... davvero. Sempre lezioni di social. Okay. Che non so fare selfie. Così si fa, così. Non credo questo. Però no, mi devi fare quella faccia da culo lì, mi devi sorridere. No, stavo ero concentrato. Ok, questa. Prendi questa. Però si deve vedere. Ok. Grande. Ciao bambina.